Allora, con noi mister Massimo Morge, tecnico della Vigor Lamezia Calcio, presente a Forza Città di Maida, è Soverato 1 e la delusione è così. In ogni modo, ecco, mister, io voglio dire una cosa: nel momento in cui la Vigor sembrava magari potesse diciamo, essere in difficoltà, è riuscita a fare un gol a freddo e insomma a controllare bene la partita. Poi questo secondo tempo un po' titubante, secondo me, forse all'inizio con le due o tre azioni che il palla forse ha messo un po' in difficoltà, però poi avete veramente controbattuto e poi quel gol che è un po' forse a freddo anche a voi vi ha. No, no, non ho fatto assolutamente niente. Abbiamo preso un altro gol su una palla inattiva, l'ennesimo, un errore che stiamo commettendo troppo spesso su queste palle alte, e questo ci ha condizionato, anche se poi abbiamo avuto anche l'occasione È vero, questo è vero, per ci manca dentro. ricrearla, perché abbiamo ricreato un'altra due situazioni, abbiamo preso un palo. Però non è facile giocare per un'ora e passa, più di un'ora in 10 uomini, Ma sicuramente io quindi abbiamo detto che non è facile per nessuno, non è certamente facile per chi come noi non ha nessuna esperienza passata, perché ci troviamo a affrontare tutto per una prima volta, cioè è una squadra che non ha mai giocato insieme e non l'ha mai fatto soprattutto in 10, però si è difesa, penso che non ci siamo accontentati di difendersi, cioè, penso che fino alla fine abbiamo cercato di trovare l'occasione per vincerla, non ci siamo riusciti, ma quello che mi dispiace di più è che già all'inizio avevamo avuto dei problemi con queste soste. Proprio se questo mese di sosta cosa pensa Appunto, lei? dico, questa cosa qua che no, nuovamente ci dobbiamo fermare, e saperlo anche prima di una partita non è che aiuta molto Vabbè, questo. però mi stai dicendo la visita di una cosa, mi permette, io sono. Mi faccio un mestiere, ma il virus, possiamo andare come possiamo andare a qualsiasi posto, perché ormai, io penso che secondo me, è sbagliato, secondo me. Io vorrei dire la stessa Io cosa, ecco. quello che almeno mi auguravo, che almeno ci dessero la possibilità di continuare a lavorare e di allenarci. Neanche Invece, quello. a quanto sembra, perlomeno per le notizie che abbiamo fino adesso, non abbiamo nessuna certezza nemmeno di continuare gli allenamenti, e questo veramente mi sembra un fatto fuori dal normale, perché se è vero che siamo in eccellenza, però è anche vero che per molti questo è un lavoro e un mestiere, quindi non capisco perché non ci sia data la possibilità perlomeno di continuare ad allenarci. Con noi anche Vittorio Perrotta, tecnico della Paolana Calcio per Interforce dei Maire e per Teleradio 1. Allora, mister, dottor, ho visto una bella Paolana, sia all'inizio sia anche nel secondo tempo, però voglio dire una cosa, forse nel momento in cui potevate sfruttare il vantaggio numerico, avete preso il gol a freddo che è un po' che, secondo me è anche stato un mezzo infortunio del portiere, secondo me. Poi voglio dire, giudichi lei, poi il secondo tempo dove avete fatto una grande partita, avete fatto due o tre occasioni, poi una piccola un po' ribattuto, però poi il gol che mi è sembrato ampiamente meritato, il pareggio e poi alla fine quell'azione che poteva fare il colpaccio, ho detto Sì, giusto oppure. no, abbiamo iniziato la partita, l'abbiamo iniziato a col piglio giusto, abbiamo attaccato, abbiamo avuto due o tre situazioni, tra cui il rigore che il guardalino ha dato rigore, l'arbitro non se l'ha sentita, non l'ha data, poi l'espulsione, si era presentato il mio giocatore solo al limite dell'aria, quindi abbiamo creato delle situazioni. Poi subito dopo in 10 hanno trovato subito il gol e lì ci siamo un po' disuniti. Bravi fra il primo e il secondo tempo a ricombattarci, a gestire bene la partita, a giocare bene. E abbiamo avuto un altro due o tre situazioni pericolose, una palla che è camminata davanti alla linea, l'ultimo tiro che ha sfiorato il palo, però alla fine ci sta anche che una squadra forte come la Vigor tecnicamente ti può mettere sotto in alcune circostanze e rischi anche di prendere il gol, quindi una squadra molto giovane. Ma ti posso dire una cosa, ma una domanda, ma chi dietro nei spogliatoi ai tuoi uomini? Perché ho visto poco cambiati, l'ho visti.
diciamo che qualcosa ho detto, dai. Sicuramente. Ho tirato un po' fuori l'orgoglio, perché ho visto che negli ultimi 10 minuti subivamo passivamente la loro tecnica e la loro qualità. Ce l'avamo abbassati un po' troppo. Poi, ripeto, il secondo tempo ho visto una squadra in netta crescita, dove ha meritato il pareggio e va bene così.